Ma Vittorio aveva questa sua serenità interiore che ti coinvolgeva, ti faceva sentire, metteva a suo agio tutta la truppa, anche l'ultimo, diciamo, macchinista, quello che proprio mette il carrello, i binari per fare le carrellate. Eravamo tutti uguali, ecco, eravamo tutti sullo stesso piano di collaboratori stretti e che davamo il massimo, ma senza sforzo, non si sforzava. E devo dire che il successo che lui ha avuto, anche perché sapeva, oltre che gestire bene gli attori, farli recitare in un modo come intendeva lui, eccetera, ma con le preparazioni che erano state fatte a monte per sale prova, ma anche perché metteva a nostro agio, a proprio agio, anche la truppa. Questa io ritengo che sia una delle cose più belle che si possano ricordare di Vittorio. Quante cose,